Beh, sembra che sia sotto gli occhi di tutti che la gente normale non ce la fa più arrivare alla fine del mese e quindi è necessario mettere dei soldi in busta paga e nelle buste dei pensionati per poter reggere questo aumento assurdo dei prezzi, il raddoppio delle bollette, aumento della benzina, aumento del carrello della spesa. Quindi noi stiamo chiedendo dei provvedimenti anche straordinari. Vuol dire la decontribuzione, cioè far pagare meno contributi a pensionati e lavoratori e quindi aumentare il netto in busta paga, vuol dire aumentare il bonus energia non solo fino a 12.000 euro di reddito ISE ma allargarlo di più, vuol dire fare la moratoria dei mutui, vuol dire aumentare il fondo degli affitti. Credo che queste siano misure immediate che debbano essere fatte e poi strutturalmente bisogna finalmente fare quella riforma fiscale che affronti il tema. Non è possibile che in Italia paghi meno tasse sulle rendite finanziarie che non sul lavoro e sul reddito da lavoro.